Bentornati a tutti ragazzi, oggi puntata davvero interessante. Qual è il pellet migliore per la nostra carabina? Questa attrezzatura di oggi abbiamo lei, carabina mia, per fare il test. La GoPro che posizionerò a 50 metri dove faremo le rosate. E poi una serie infinita di pallini che andremo a vedere, insomma, di marche diverse, per capirci di più, insomma, sul mondo pellet e qual è il migliore da scegliere. Altra cosa importante, il nostro cronografo. Vi ho già parlato nel video precedente che cosa serve. Facciamo una cronografata per capire effettivamente a che potenza stiamo lavorando. Ovviamente è una potenza vicina ai 16 joule, che è quella che utilizziamo noi per il tiro sportivo del field target. Prima di iniziare la prova, parliamo della cosa più importante dei pallini: come fare per trovare quello giusto per la propria carabina. Sappiamo che il mondo dei pellet è veramente vasto, ci sono un sacco di marche che fanno pellet. Di tutti questi qua, secondo la mia esperienza, quindi è un'impressione personale, non per forza deve essere il miglior risultato per le vostre carabine, però secondo la mia esperienza in questo sport, i pellet che vanno meglio di tutti sono senza dubbio i JSB, ok? Appartengono alla stessa casa degli AirArms. C'è chi dice che gli AirArms sono la qualità superiore, la selezione superiore dei JSB, però costano di più e sono un po' più difficili da reperire in termini proprio di diversificazione, ok? Poi ci sono anche gli HN, che sono degli ottimi pallini, hanno fatto anche delle tipologie di pallino per il field target, però in assoluto voi mi dite: ma qual è il pellet che è più performante? E io vi dico, senza dubbio, senza perdere soldi e senza perdere tempo, buttatevi sul JSB. Ok, buttiamoci sul JSB. Spesso e volentieri vediamo questo qua, un test JSB dove all'interno ci sono 7 tipologie di JSB diversi per peso, quindi da quelli più leggeri a quelli più pesanti. Abbiamo gli RS, gli Extat, gli EV, Monster. Qual è il problema di questi? Anche io ci sono passato. Si prende la tipologia, si mette il Monster dentro, si fa la rosata, rosa da schifo, basta, non prenderò mai più i Monster. Proviamo gli Extat, rosano da schifo, basta, non prendiamo più gli Exat. Gli RS, oh, rosano bene, va bene, prendiamo la scatola di RS. Poi li rimettiamo sulla carabina e rosano da schifo. Dici, ma com'è possibile? Il problema è la carabina. Insomma, tutte delle menate incredibili. Ecco, possiamo evitarci tantissime menate sapendo leggere che cos'è questo. Non è una semplice etichetta sul retro, ma è la chiave di lettura per riuscire a trovare il pellet migliore per la propria carabina. Sono una serie di numeri che identificano il lotto di produzione del pallino a parità di tipologia di pellet. Quindi qua ho un Exat, vado a prendere un altro Exat, ok? Sono identici. Questo qua può fare delle rosate fantastiche e far diventare la mia carabina un laser, e questo qua identico invece può fare veramente schifo. Infatti nel test di dopo vedremo proprio questa differenza. E allora come faccio a sapere qual è quello da scegliere? Andiamo a capire che cosa dice questa etichetta. Riporta dei codici. I primi due numeri sono il 50, che è il numero di lotto di produzione. Poi ci sono dei codici interni che identificano l'operatore che ha lavorato al lotto, quindi controllo qualità, il packaging, eccetera eccetera, mentre gli ultimi due, in questo caso il 19, identificano l'anno di produzione. Poi c'è un codice da solo, in questo caso lo 0, che è praticamente, scusate, la serie, ok? E poi c'è il 4.52, che ovviamente, questo lo sapete, è il calibro. Solitamente ci sono i calibri che vanno dal 4.50 al 4.53. I numeri più importanti sono i primi due e gli ultimi due, quindi lotto di produzione 50 e l'anno in cui è stato prodotto, il 2019. Se infatti prendiamo appunto stesso pallino, guardo dietro, qua in alto c'è il 10 come primi due numeri e qua in basso c'è il 50. Questi sono stati prodotti nel 2018 e questi nel 2019. Ecco perché è completamente inutile comprare questo, perché non viene identificato il lotto di produzione. Quindi io posso testare questi 50 pallini che fanno una rosata fantastica e identifico che sono gli RS, ma quando sono stati prodotti? Chi lo sa? Prendo un'altra scatola di RS che è stata prodotta l'anno successivo con un macchinario diverso e ovviamente mi darà risultati diversi. Il lotto di produzione identifica anche quando il pallino è stato stampato da questa macchina. Più la macchina lavora, più si usura, ve lo spiego banalmente, meno in profondità andrà a fare lo stampo della gonna del pallino. Se voi iniziate a fare caso con i vari lotti di produzione diversi,
andrete a vedere che la profondità di questa gonna cambia. Vi ho spiegato il super segreto per capire perché a parità di pellet uno funziona bene, uno funziona male. Potete già escludere che i problemi di precisione e di costanza possono essere riconducibili alla carabina, ma potete concentrarvi sulla selezione del pellet. Ora andiamo fuori e testiamo quello che vi ho appena detto. Venite con me. Carabina posizionata, andiamo a fare una cronografata per capire a che potenza e a che velocità stiamo facendo il test. Ecco, così potete vedere. Facciamo in diretta subito, caricamento. ...238,9, quindi sono 15 joule. Secondo colpo, 239,8, quindi siamo appunto su 15 joule. Bersaglio a 50 metri, come abbiamo visto. Facciamo una prima rosata di riferimento con il lotto che ho scelto per la mia carabina, sono degli Exat. Poi andiamo a confrontarli con altri due lotti di Exat, che vediamo dopo il loro codice. Vediamo cosa succede. Le rosate saranno fatte da 5 colpi ciascuno. Questo qua possiamo toglierlo, tanto non serve a nessuno. Abbiamo fatto la prima rosata, poi le andiamo ad analizzare. Vi accorgerete che è un po' larga, oggi c'è una leggera brezza che con un calibro 4,5 a 50 metri comunque influisce. Adesso andiamo a fare la seconda rosata con gli stessi pallini, però di lotto e anno diverso. Ultimo lotto. Prima di andare ad analizzare, voglio fare un'ultima rosata con il mio lotto selezionato. Vediamo cosa succede. Molto meglio, infatti mi sembrava un po' strano, aveva forse allargato un pochettino di più, ma andiamo a prendere il cartello e facciamo le nostre analisi. Ok, allora prima cosa stoppiamo la nostra GoPro. Ok, questo è il nostro cartello. Allora, questo qui è il pellet selezionato da me, 1, 2, 3, 4 e il quinto è entrato sicuramente dentro un foro. Questa qua è la rosata che ho fatto poi dopo 1, 2, 3, 4, 5, quindi come vi dicevo, diciamo, siamo più o meno in un'unghia. Questo è il secondo, come vedete è nettamente diverso, anche qui c'era un po' di vento, ma è decisamente molto più larga la rosata. E la stessa cosa il terzo lotto, quindi stesso pallino JSB, stesso modello Exat, ma risultati completamente diversi. Ok, per chiudere in bellezza, ragazzi, ho deciso di confrontare delle rosate con dei pallini che devo chiedere già perdono alla mia carabina, soprattutto alla canna della mia carabina. Abbiamo dei Crossman, ok? Abbiamo questi Napier Power, boh, e ovviamente qua devo incrociare le dita. I Gamo, quelli con il doppio materiale. Il problema del doppio materiale è che queste canne sono fatte per digerire bene il piombo. La plastica con cui sono fatte o altri metalli più duri non vanno d'accordo con la rigatura, potrebbero intasarla, potrebbero sporcarla, potrebbero rovinarla ovviamente a lungo andare, non come adesso che li utilizzo per fare 5 colpi. Però sono curioso anche io di vedere cosa succede. Iniziamo subito. Allora, i primi che utilizzo sono i Crossman. Adesso passiamo a questi Napier Power.
un risultato così disastroso non l'ho mai visto. E in ultimo vediamo cosa sono capaci di fare questi gamo, non so come si chiamano, ho paura solo a infilarli nella canna. Non ha neanche preso il bersaglio, non si sa dove è andato. Fantastico. Con più calma adesso analizziamo la situazione. Vado a prendere io il foglio. E adesso questo fogliettino ce lo portiamo con noi, che facciamo le nostre analisi finali. Cerchiamo di capirci di più di cosa è successo nel test di oggi. Allora, qui abbiamo la mia selezione 43 iniziale, 19 finale in calibro 4,51, che ha fatto questa rosata qua, ok? Successivamente l'ho riproposta e diciamo ha fatto questa rosata. Poi abbiamo preso gli stessi pallini, quindi Exat l'8,50 del 2019 in calibro 4,52, e abbiamo avuto questa rosata qua. Ok, sempre Exat in calibro 4,50, l'8,10 del 2018 hanno riportato questa rosata qua. Quindi possiamo già considerare che gli Exat sono costanti, va soltanto trovato, diciamo così, il lotto migliore per la propria canna. Ok, adesso andiamo a vedere invece. I primi sono stati Crossman e vi devo dire che assolutamente mi hanno sorpreso, perché hanno fatto una rosata davvero carina, stiamo parlando sempre di 50 metri. Poi c'è questo flyer qua, però devo dire che nella fattispecie non si discosta tanto. Sarebbe interessante vedere la ripetitività di questa rosata. Sono certo per gli Exat che sia sempre di questa tipologia, e sono meno certo rispetto ai Crossman. Poi eccoli qua, in Napier abbiamo una fantastica rosata, eccola qua. La rosata è questa, e manco a dirsi, ovviamente 5 colpi con i nostri fantastici Gamo. Ho puntato qui, come qui ho puntato qui, ho sempre puntato al centro. Questo qua ovviamente non l'ho detto, ma è decisamente importante. Ok, dove sono andati i pallini? Uno, e gli altri 4 non lo so. Ipotizzo quindi che la rosata sia una cosa così, che possa andare chissà dove. Va bene per non so quale genere di bersaglio. Direi che la prova è finita, i risultati sono lampanti, vi consiglio quindi di incanalare le vostre energie, soldi, tempo con JSP, le altre marche lasciatele forse un po' dietro, ecco, non dico di completamente escluderle, però come avete visto, ecco, i risultati parlano chiaro. Stiamo parlando comunque di una potenza 16 Joule in calibro 4,5. La cosa importante, mi raccomando, è il numero del lotto e dell'anno di produzione. Alla prossima!